Bentrovati, quest'oggi parleremo di Giappone e per farlo siamo ospiti di una vera scuola di arti marziali, il Dojo Maharishi Satyananda. Sebbene in minoranza nella storia del Giappone, sono esistite alcune figure femminili estremamente influenti e le loro storie, lungi dall'essere state minimizzate dai loro contemporanei, sono state in gran parte tramandate attraverso racconti, poesie o disegni, che però molti storici nelle epoche successive hanno dimenticato di riportare. In Giappone, infatti, sono esistite le Honna Bugeisha, ossia le donne samurai, che sono riusciti a farsi valere e a entrare nella leggenda anche in quell'ambiente più pragmatico della guerra giapponese. Le Honna Bugeisha praticavano l'arte del combattimento con un addestramento intensivo delle armi, in netto contrasto con i valori di raffinatezza e delicatezza tipicamente associati alla figura femminile. In un contesto fortemente maschilista, la forza mentale e fisica di queste donne era particolarmente messa alla prova. Gli uomini erano naturalmente considerati come superiori e impedivano alle donne di rivendicare capacità spirituali e fisiche ugualitarie. Oltre ad apprendere e a perfezionare tutte le tecniche di combattimento dell'era feudale, la Honna Bugeisha praticava anche il tiro con l'arco a cavallo e combatteva con la naginata, una lancia con una lama curva all'estremità e che poteva arrivare a misurare fino a 2 metri di lunghezza. In questo modo si teneva a distanza l'avversario e lo si poteva colpire tanto in un corpo a corpo quanto a cavallo. Per raggiungere tali risultati l'allenamento era lungo e spossante. Altre armi usate da Leona Bugesha erano le spade, sia lunghe come la katana che corte come l'wakizashi, i pugnali come il tanto, l'haikuchi e il kaiken. Molte si allenavano anche all'uso del kusarigama, un'arma composta dall'unione del kusari, cioè una catena che consente di aumentare la gettata dell'arma e di poterla recuperare una volta lanciata, e il kama, una piccola falce. All'estremità della catena era invece collegato un manico in piombo o di acciaio che serviva a bilanciare il peso durante il lancio. Tale peso era l'arma vera e propria usata per colpire l'avversario prima che riuscisse a avvicinarsi o per bloccargli la spada. Il falcetto veniva invece usato solo per finire l'avversario una volta reso inerme. Un'altra arma era il tessen, un vero e proprio ventaglio da combattimento lungo circa 35 cm, fatto di seta, washi, ma con un'anima di ferro usata sia all'aperto che in luoghi chiusi. Queste donne valorose e coraggiose impiegarono molto tempo per farsi accettare dai signori della guerra sui campi di battaglia. Per molti decenni le donne samurai rimasero confinate ai servizi militari periferici, sostenere gli uomini nelle loro file, proteggere la famiglia e la casa, ma sempre lontano dal cuore della battaglia. Nonostante ciò, alcune di loro conquistarono un posto di primo piano e le loro gesta entrarono a far parte delle leggende sui samurai guerrieri. La più famosa è senza dubbio Tomoe Gosen, il cui nome è diventato sinonimo di donna guerriera nella storia culturale del Giappone, ma di cui purtroppo sappiamo molto poco poiché le fonti principali sono solo letterarie, in particolare lo Eike Monogatari, il poema epico che narra le vicende della guerra di Genpei fra il clan Minamoto e i Taira, che fu composto nel XIV secolo. A quale famiglia appartenesse Tomoe non lo sappiamo. Il termine Gosen, che segue il suo nome, è solo un titolo onorifico attribuito alle donne di alto rango, specialmente nel periodo Kamakura. Cognata e concubina, o forse sposa del signore di Chiso, il generale Minamoto no Yoshinaka, visse al suo fianco finché la morte non li separò, più precisamente durante la guerra civile di Genpei. Il suo coraggio e le sue abilità spinsero il marito Yoshinaka a nominarla capitano delle sue truppe, diventando così la prima donna a ricoprire questo incarico.
descritta come una donna molto bella, con la pelle bianca, lunghi capelli neri e tratti affascinanti, era però soprattutto elogiata per la sua abilità marziale. Era un arciere formidabile e un'abilissima spadaccina, un guerriero di valore pronto a confrontarsi con chiunque, fossero anche demoni o dei, a cavallo o a piedi, e in grado di cavalcare destrieri indomabili dalle splendide criniere lungo i ripidi pendii, così ci raccontano le leggende. Per questo si diceva di lei che avesse il potere di combattere come mille uomini. I suoi atti di coraggio erano numerosissimi ed era soprattutto estremamente popolare presso le truppe, e si diceva che fosse in grado di fronteggiare da sola migliaia di nemici. Ovunque ci fosse battaglia, il generale Minamoto Yoshinaka la mandava in avanscoperta come suo primo capitano, con indosso un pesante yoroi, cioè l'armatura giapponese, e una gigantesca spada e un grande arco. Le sue imprese arrivarono però a una drammatica fine nel 1184, nella battaglia di Awazu, presso il lago di Biwa. Qui Tomoe si scagliò contro l'armata di Yoshitsune Minamoto, riuscendo ad infliggere al nemico numerose e importanti perdite, e decisa soprattutto a sostenere il suo amato in quella battaglia ormai persa, per donargli il tempo necessario a commettere il suicidio rituale, ovvero il seppuku. Il generale Minamoto Yoshinaka tuttavia non riuscì nel suo intento e venne ucciso da una freccia durante il combattimento. Tomoe Gosen, con una nuova esplosione di coraggio, uccise da sola 30 uomini e decapitò il capitano nemico. Fuggì prendendo come trofeo la testa del suo avversario, senza poter dire addio al suo amato prima che questi morisse. Che fine fece poi Tomoe non lo sappiamo. Nulla è certo, ma la sua figura eroica e tragica ha dato vita a numerose leggende sulla sua sorte. In alcune si dice che si sia fatta monaca e che abbia recitato sutre in onore del defunto signore di Kiso fino alla veneranda età di 91 anni. In altre che si sia suicidata, in altre ancora che sia stata catturata da Wada Yoshimori, un tirapiedi di Minamoto no Yoritomo, costretta a diventare la sua concubina e a dare alla luce il leggendario guerriero Asahina Saburo Yoshihide, oppure che ormai impazzita abbia vagato fino alla morte per le strade del Giappone. Questa guerriera ha lasciato una forte eredità storica in tutto il Giappone, trascritta in particolare in diversi drammi denominati No e rappresentazioni Kabuki. Inoltre è diventata anche una delle protagoniste di uno dei festival più famosi di Kyoto, il Jidai Matsuri, che si tiene ogni anno il 22 ottobre. Esistono però altri esempi di donne guerriere. Nel santuario di Oyamazumi, sull'isola di Omishima, è ad esempio conservata un'armatura di forma inusuale, con la vita stretta pensata proprio per una donna. La leggenda vuole che sia appartenuta a Oori Tsuruhime, nata nel 1526, terza figlia di Oori Yasumochi, sacerdote capo del santuario di Oyamazumi. A quel tempo l'isola era minacciata da Ouchi Yoshitaka di Yamaguchi e diverse battaglie avvennero tra i clan. Fu durante uno di questi scontri che i due fratelli maggiori di Tsuruhime morirono. Quando Tsuruhime era quindicenne, suo padre morì di malattia, così lei ereditò la carica di sacerdote capo. Aveva studiato fin da bambina le arti marziali e quando gli Ouchi nel 1541 si mossero nuovamente contro Omishima, Tsuruhime assunse la responsabilità della difesa dell'isola, dichiarando di essere un'incarnazione divina di Mishima Myojin, uno degli spiriti che abitava nel santuario. Guidò l'esercito in battaglia e respinse gli Ouchi in mare. 4 mesi dopo gli invasori ritornarono e anche questa volta Tsuruhime ebbe la meglio. 2 anni più tardi, nel 1543, quando Tsuruhime aveva 17 anni e dopo aver sentito che il suo fidanzato Yasunari Ochi era stato ucciso in battaglia, sopraffatta dal dolore, si suicidò annegandosi. Le sue ultime parole sarebbero state: con l'oceano di Mishima come testimone, il mio amore sarà inciso con il mio nome. Un altro esempio molto più recente è quello di Nakano Takeko. Durante la guerra civile Boshin del XIX secolo comandò una truppa di 30 persone, composta esclusivamente da donne, e creò così un esercito femminile chiamato Yoshitai.
bandite dal combattimento dall'esercito ufficiale giapponese, presero comunque parte all'offensiva durante la battaglia di Aizu, utilizzando le loro naginate. Sfortunatamente erano ormai arrivate le armi da fuoco. Nakano Takeko fu colpita al petto e chiese a sua sorella di finirla tagliandole la testa in modo che non potesse cadere nelle mani del nemico. Aveva solo 21 anni. Sua sorella adempì all'ingrato compito e la seppellì sotto un pino vicino al tempio di Okai-ji, dove fu eretta una tomba in suo onore. Non tutte le Honnabu Geisha appartenevano però alla nobiltà. E questo è il caso delle sorelle Miyajino e Shinobu. Figlie di un contadino, le giovani sorelle, rispettivamente di 11 e 8 anni, videro il loro padre assassinato davanti ai loro occhi da un samurai. Persa anche la madre, morta di crepacuore, per vendicarsi decisero di andare a Edo e imparare le arti marziali e soprattutto a usare la naginata. Nel 1649 riuscirono a compiere la loro vendetta. In seguito si ritirarono a Kamakura, dove diventarono due monache. In realtà, in Giappone, fino al XVI secolo, grazie allo shintoismo, le donne erano tenute in maggior considerazione in molti ruoli importanti. Guardiane, sacerdotesse, dee come le kami o spiriti come gli yokai, le donne erano generalmente considerate co-creatrici dell'universo e al centro nevralgico del loro funzionamento. Tuttavia, il loro posto fu messo in discussione dalle influenze confuciane cinesi, in cui esiste ed esisteva poco spazio per ciò che non è né uomo né virile. La gerarchia che struttura questa dottrina implica una netta separazione dei due generi. A questo va aggiunto il pensiero buddista dell'epoca, in cui l'insegnamento delle quattro nobili verità invitava a diffidare del desiderio e dell'invidia. La donna, quindi ridotta a un oggetto di conquista, era considerata una minaccia per il raggiungimento della pace e dell'equilibrio. In un mondo in cui si spera di trovare una qualche forma di saggezza nel dominare il proprio temperamento, la donna era divenuta quindi il colpevole ideale. Se il saggio non riesce a frenare le proprie emozioni è perché lei lo avrà sedotto, se invece si trattiene e vince le sue pulsioni è perché sarà stato bravo a proteggersi da essa. A lei la colpa del male, a lui gli onori del bene. Con il trascorrere del tempo le donne vennero decantate in maniera sempre più remissiva e solo ai combattenti uomini venne dato il lustro di una vita eroica e valorosa. Seppellite tra le anse di una storia maschilista, oggi le Honnabu Geisha possono tornare ad essere protagoniste di miti e leggende, e soprattutto non essere dimenticate.